Buongiorno e benvenuti in Pazzi per l'Usato. Me lo anticipo, così qualsiasi cosa succede, voi avrete il video registrato e ve lo posso caricare. Allora, come sempre, Andrea si è regolato, quindi vedrete scambi, regali, insomma, quello che mi ha portato Andrea dai suoi soliti raid in edicola e i miei acquisti, che sono solo 5, perché questo mese ho trovato pochissimo al mercatino dell'usato, devo essere sincera. Però qualche cosa, insomma, ti pare che io rimanga a mani vuote? Assolutamente no. Infatti, già è iniziato marzo, ci sono andata l'altro giorno e ho già preso 3 libri. Spero che quelli che ho puntato rimangano lì, in modo che il prossimo giro me li posso agguantare. Allora, facciamo subito con quelli di Andrea. Mi ha portato gli ultimi della Casati Modignani, praticamente, ed è Lezioni di Tango. Adesso vi faccio una carrellata veloce, Vicolo della Duchessa, pare una cosa del Monopoli sto titolo. Caterina a modo suo. Giustamente, ognuno è a modo suo. Il corsare e la rosa che mi attizza da morire. Guardate che copertina bellissima! Mi attizza da morire la storia. Quindi, questo è probabile che c'ha la precedenza sugli altri. Scusate, mi tocca appoggiarli per terra che ho la sedia piena. E come vento selvaggio, eccolo qua. Quindi, questo abbiamo quasi concluso. Manca un titolo solo, non so se lo recupererà. Comunque, abbiamo concluso con la Modignani. Mi devo sbrigare a leggere che mi hanno intasato la libreria praticamente. E poi me ne bastavano uno o due dell'autrice, ma me ne ha portati tutti. Vabbè, ben venga, quando si parla di libri, ben venga. Poi lui si è preso con gli altri sul Club Alpino che vi ho fatto vedere l'altra volta. Abbiamo qualche altro numero, mi pare che manca il 9. No, ce l'ho il 9, mi manca l'8. Che non l'ha trovato, quindi vediamo queste. Ve li faccio in ordine sparso, sinceramente. Allora, Walter Bonatti, il fratello che non sapevo di avere. Poi questo, che io non so come si pronuncia, credo Frine, Frene, non lo so. 1961. Oh, tra l'altro, devo essere sincera, mi intrigano parecchio, ma oppure siano un po' pesanti. Le mani sulla roccia, sembra il cartone da Disney, la spada nella roccia, uguale. Le mani sulla roccia, Solitudine bianca. La seconda morte di Mallory, qui sembra in giallo invece. La lunga notte di Shackleton, questa la mia ignoranza è abissale, ragazzi. E poi, dove la parete strapiomba, sembra di cliffhanger, ma uno di quei thriller. Questo qua, insomma, che titolo. Ok, poi mi ha portato, aspettate, gli scambi li facciamo dopo, sennò non c'ha un senso logico questo pazzi per l'usato. Mi ha portato Umberto Eco come viaggiare con un salmone. La scomparsa recente di Umberto Eco mi è dispiaciuto tantissimo. Mi ha portato questo, sinceramente l'ho leggiucchiato. Qui non dice che è stato scritto. Onda, che strillo! Qui non dice che è stato scritto con ironia. Però a me mi sembra un trattato ironico su alcune particolarità, tipo come deve essere la biblioteca perfetta, che cosa non deve fare la biblioteca. Non lo so, delle cose un po' particolari, come viaggiare proprio come un salmone, come fare l'indiano, come presentare un catalogo d'arte, come organizzare una biblioteca pubblica. Ma sinceramente quello che c'è scritto non mi ha. Diciamo che ho un rapporto amore-odio con Umberto Eco. Per adesso mi è bastato leggere Il nome della rosa. Non ho intenzione di leggere altro, però questo sicuramente ce l'ho dentro casa e probabile che una letta gliela daremo. Poi una serie di gialli che sta uscendo con il Corriere della Sera che mi attizza particolarmente, devo essere sincera. Stiamo parlando dell'Assassino Invisibile, di questa edizione qua. È più larga che lunga praticamente e ha molto molto morbida e ha la copertina ruvida come potrebbe essere quella della Neri Pozza tipo, e mi piace tantissimo sta cosa, impaginato carino. Sono curiosa, sicuramente l'uomo nella cuccetta numero 10, l'uomo della cuccetta numero 10, non vi dico i nomi perché li storpierò tutti e gli autori si rigireranno, non so se ci saranno più, ma quelli che ci saranno si rigirano, se no. Questo sicuramente è uno delle prossime letture, La signora scompare, da cui è stato tratto il film con di Hitchcock, e sono molto curiosa perché leggendo la trama mi è venuto in mente un film che stavo cercando assolutamente con la signora in giallo, di lei che stava nella carrozza e spariva e la trovavano tipo con tutte le bende tipo mummia, e non riesco più a sapere qual è il cavolo di titolo di quel film che lo volevo rivedere. Questo mi ha dato l'idea che la trama potrebbe essere simile e quindi lo voglio leggere, sicuramente uno dei prossimi. E poi L'enigma dell'alfiere di Van Dyne, credo si pronunci così. Pure questi sono molto curiosa, molto 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 curiosa di affrontarli. Mi piacciono i gialli e sento un po' la mancanza di leggere i gialli, insomma. Poi Simenon,
Io ve li faccio vedere in ordine sparso, non seguendo l'ordine di uscita, perché da come l'ho messo nello scatolone è un casino. Allora, li metto nello scatolone per ricordarmi che sono arrivati, perché se no io li metto in mezzo a tutti gli altri e poi mi dimentico. Luci nella notte di Simenon, questi sono tutti scritti senza Maigret, quindi tutti scritti a parte. Un autore prolifico da morire, in caso di disgrazia, ne ha scritti una montagna, gli intrusi, e sono molto molto curiosa di leggere perché mi piace proprio come sono impaginati. Betty. Questa poi mi piace tanto, sta cosa qua, guardate come sono impaginati, mi piace questo font che hanno usato, bello largo, in grassetto forte, mi piace. E lettera al mio giudice. Eccolo qua. Poi, aspettate, ce la posso fare. Poi, una collana nuova che sta uscendo, non so quanti numeri so, devo essere sincera, non mi sono informata. Però è House of Crime, omicidi alla Casa Bianca, ed è Investigation, l'ho visto su Instagram, Investigation, ragazzi, il mio inglese è tipo The Shish Renzi, commercio la uguale, quindi abbiate pazienza, Investigation di Mary Force. Basta, scusate, da sola, Justice. Perdonatemi, Justice, che è il secondo, e sono molto curiosa. E questo titolo mi ricorda molto House of Cards, quindi che vorrei anche quello leggere questo mese, chissà se ci riesco. E quindi poi passare alla lettura di questi che mi intrigano particolarmente, devo essere sincera. Mamma mia, come demolire una persona, un'immagine di me distorta. Poi, allora, mi sa che poi abbiamo quasi finito e passiamo agli scambi. Ah no, poi c'ho questi. Allora, romantiche vacanze a Virgin River, Robin Carr. È ambientata a Natale, quindi questa andrà a finire direttamente a dicembre. E poi di Chiara Carminati, Fuori Fuoco. Non sa di che cosa parla? È una collana di romanzi di famiglia, con questi titoli qua praticamente, che io non conoscevo sinceramente. Ce n'era qualcuno che mi interessava anche recuperare, ma non se ne sa niente. E quindi ci teniamo questo e lo leggiamo. Mi piace molto la copertina. E vedremo un attimo, insomma. Poi, dunque, un po' di classici, altri, oltre a Simenon, che è un classico, sconosciuti per lo più, la mia ignoranza ve l'ho detto non a fondo. Piero Chiara, Il verde della tua veste e altri racconti, ecco qua, questo. Naturalmente, se avete letto uno di questi titoli, fatemi sapere di che stiamo a parlare. Giulio, che me la rimette Valariello, faccia da Giulio. Julio Llamares, una cosa del genere, a metà di nessuna parte. A metà, sì. Poi di Thomas De Quincey, Il Vendicatore. Sta copertina mi piace da morire. Prima di capire che erano case, ci ho messo un po', sinceramente, però mi intrippa da morire sta copertina. Poi di Israel J. Singer, che è il fratello del premio Nobel, Perle e uno straniero, che sono due racconti. Poi di Charles e Mary Lamb, chi lo conosce mi dica chi sono, perché io non ne ho conoscenza. Macbeth e altri racconti da Shakespeare. Non so assolutamente di che cosa adatta. Questo non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, di Giovanni Verga, Pane Nero e altre novelle rusticane. E questi sono gli ultimi che mi sono arrivati. Oh, questi mi ispirano tanto. Bisogna che un mese me lo dedico solo ai classici, non accadrà mai. Poi passiamo a. No, non passiamo. Scusate, mi sono lasciata gli ultimi che sono più succulenti. Allora, mi ha portato Divergent in questa edizione di Limited Edition. Edition di Shish 6,90 praticamente. E sono curiosissima perché ne ho sentito parlare bene, soprattutto del primo, e lo voglio leggere per curiosità. Poi. Allora, adesso scatterà la polemica, io lo so. Mi ha portato i distillati. Quando l'ho visto sono rimasta un po' interdetta, devo essere sincera. Dico, ma come? Tu, bruto, mi pugnale alla schiena. No, mi ha portato Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson e io non lo leggerò mai questo, già ve lo dico fin da tempo, anzi, sicuramente sarà uno dei prossimi che metterò in scambio su Mucce, se qualcuno è interessato ve lo spedisco. Perché ho comunque l'edizione quella grossa e mi voglio leggere quella, quindi questo lo so che non lo leggerò. Ma l'altro potrei farci un pensierino, lo so adesso tutti gli iscritti, magari disiscrivetevi un pochino alla volta, così affronto lo shock con calma. Ed è Margherita Mazzantini venuta al mondo. Me l'avete consigliato, devo essere sincera, sia Giada che qualcun altro che voi che mi seguite, me l'avete consigliata. L'ho trovata pure al mercatino, però non ce la faccio acquistarlo. Io ho letto Zorro, ho leggiucchiato Zorro, le prime pagine di Zorro mi sapeva lento e l'ho abbandonato. Era 50 pagine quello che invece voleva leggere. Non ce l'ho fatta, veramente, no? L'ho trovato pesantissimo. Quindi leggermi un romanzo intero sulla Mazzantini non,
Non c'ho proprio la cosa, non voglio, no, no, non mi piace, la sto snobbando praticamente, ed è brutto, non mi dovrei fare pregiudizi. Quindi, Protap, è probabile che questo lo leggerò. Ora io lo so, adesso se vi rivolterete tutti davanti allo schermo, probabile che questo darà una possibilità. Se mi piacerà la storia, allora è probabile che passo a leggere proprio il romanzo. Mi compro proprio Venuto al mondo e me lo leggo proprio da capo per vedere tutto quello che scrive l'autrice, quello che ci mette in più, quello che ci mette in meno, così. Però io l'ho già usato i distillati, si chiamavano in un'altra maniera, le letture selezionate e non quelle con la copertina rigida che ho visto pure al mercatino, ci stanno tantissimi volumi, no. Erano, uscivano con intimità, credo, c'erano le avventure di Sherlock Holmes, i Sunti. E per rinfrescarmi la memoria mi sono letta pure quelli. Più erano tipo tre romanzi del 800, non dico una castroneria come il periodo, comunque erano Orgoglio e Pregiudizio, Cime Tempestose e Persuasione? Non lo so, comunque sì, Orgoglio e Pregiudizio non me lo sono letto perché tanto volevo leggere l'originale. Cime Tempestose non l'ho letto perché volevo leggere l'originale, infatti ho letto l'originale. Persuasione non l'ho letto perché non essendomi piaciuto Orgoglio e Pregiudizio ho paura. Invece la storia mi piace, ce l'ho già pronto per essere letto praticamente, a me non mi spaventa insomma riaffrontare la lettura. La cosa che ad esempio mi sono letta distillata, diciamo la distillata, non hanno inventato niente di nuovo, è stata Piccolo Mondo Antico di Fogazzaro, quello ho letto praticamente il sunto, perché è un libro che non voglio leggere, c'è un'edizione capitata del 20, quindi figurate come sarà la traduzione, non intendo comprarlo, quindi quello me lo sono letto così, è Piccolo Lord, io ho odiato anche i cartoni, quindi per curiosità mi sono letta la storia e ho letto un sunto praticamente. Però io trovo che se usati per avvicinare magari una persona, ad esempio c'è mio fratello che non legge romanzi, lui legge solo cose vere, biografie, solo cose un pochino più impegnate, diciamo, rispetto a me, il contrario di me praticamente. Ad esempio, non legge classici lui. Quindi, secondo me, magari farlo avvicinare con una cosa del genere, magari gli viene la curiosità e partire da questo e poi magari scoprire altre cose, secondo me potrebbe andare bene. Cioè, io non trovo tutta sta cosa nei distillati. Forse, ecco, magari leggere questi e spacciate per un lettore, questo già mi darebbe fastidio, perché non è che stiamo a fare la gara, per carità. Però mi darebbe fastidio che tu te spacci per sto grande pozzo di sapienza quando invece te sei letto solo i distillati. Ve l'ho detto, io lo leggerò solo per sapere che tratta e come scrive la Mazzantini. Se è vero che hanno usato le cose della Mazzantini senza cambiarle, vediamo un attimo. Può darsi pure che mi piace, scopro st'autrice e mi metto a comprare tutti quelli della Mazzantini. Non lo so, vediamo un po'. Insomma, questo sicuramente può darsi leggero, ma non c'ho voglia di leggere neanche il distillato proprio a Mazzantini. Non mi piace a pelle e non c'è niente da fa. Cambierò idea? Non lo so, vedremo un po'. Vedrete su questo schermo prossimamente. Dunque, vabbè, parliamo di altro. Non mi va di fare polemiche perché, sinceramente, no, se stiamo qui a fare due chiacchiere, non mi va di, sì, dimo la propria così, senza arrabbiarci, senza niente, non mi va. Ok, poi era giusto per farvi partecipi, insomma, della cosa, perché tanto c'è niente da nascondere, capirai. Allora, scambi. E vai 12 minuti già. Scambi. Allora, mi è arrivato Merrick la strega, che sto facendo quelli dell'Anne Rice, mancano 2-3 e poi ho concluso l'autrice. E questo qua. Mi dovrò decidere a iniziare le cronache dei vampiri qui. No, questa è un'altra parte. Comunque, mi dovrò cominciare a leggere dall'intervista col vampiro prima o poi. Poi, aprile c'è l'anniversario della scomparsa del Titanic. La tragedia, tu c'eriti. Avete ragione. Poi, infatti, ci potrei andare a lavorare le pompe funebri. Licenziata dopo 3 secondi. No, ma il mio è un metodo pure per sdrammatizzare, sinceramente. Io cerco di sdrammatizzare in tutte le maniere possibili. Allora, però, mi sono fatta inviare il fantasma del Titanic. Questo qua, nel 2010 il Titanic rifiore dagli abissi di Arthur Clarke, quell'autore di 2001 Odissea nello spazio. Sono curiosissima di leggerlo. Ad aprile cerco di leggere sempre qualcosa inerente al Titanic per commemorare, insomma, perché comunque è una storia che mi affascina. Mi sono seguita tutti gli speciali, comunque mi affascina il mistero che c'è intorno. E quindi questo qua. In più, sto ragazzo, avendo letto che c'ho sul profilo scritto che colleziono libri su Venezia, ambientati a Venezia, mi ha mandato, è stato carino, mi pare Marco, io non so se mi segui, io ti ringrazio, mi pare Marco, ma vorrei dire una cavolata, La morte rossa di Dylan Dog, cioè una vita che non vedevo, non leggevo Dylan Dog, La morte rossa, ancora non l'ho letto prima perché volevo farveli vedere, I misteri di Venezia, dove Dylan Dog ambientati a Venezia, sono bellissimi, non lo sapevo che esistevano questi qui ambientati a Venezia, non vedo l'ora di leggerli, sono un po' arrugginita con i fumetti, devo essere sincera, no?
insomma, quella che parte se comincia. Dovessi poi, dovessi leggere un manga ancora peggio. Poi, Selvaggia, Angelica, Selvaggia, non lo so, vabbè, te sei riconosciuta tanto. Scusa, io coi nomi, regà, pessima, pessima. Mi ha mandato I delitti di Mangold Street ed era una vita che lo guardavo, una vita, insomma, da quando è uscito che lo guardavo in libreria, mi attizzava da morire. Poi le farò sapere appena l'ho letto com'è. E mi piace perché la copertina pure è morbidosa, nel senso è quel tipo vellutino, insomma, mi piace tanto. Ed è della Newton Compt Editori. Non vedo l'ora di leggerlo. Ricalca un po' Sherlock Holmes, e sapete il mio amore per i gialli, e quindi non vedo l'ora di affrontarlo. Poi, invece, da Sonia, ciao Sonia, un bacione. Ci siamo scambiati un paio di libri. E, ho scelto Devo raccontare. Di Masha, questa qua, praticamente una specie, credo sia una specie sulla scia di Anna Frank, perché è una storia vera e quindi ci sono anche le foto dell'epoca. E questo sicuramente andrà a gennaio. Vedete, ecco, andrà a gennaio per il giorno della memoria, credo sicuramente. Lo leggerò a meno che non mi si piglia la razza di leggerlo prima. E poi di Kathleen Sheen, non lo so, io dico Kathleen Sheen, i newyorkesi. Di lei ho letto già La lettera d'amore. E non mi era piaciuto, mamma mia, per finirlo, non so quanto ci ho messo, una cosa non mi è piaciuto, obbrobriosa. E niente, quindi diamogli un'altra possibilità. Ne sento parlare bene di questa autrice. Con me quel libro, che poi penso sia uno dei più famosi, non ha attecchito, insomma, all'amore, però ci riproviamo con i newyorkesi. Grazie, Sonia. E poi ti farò sapere come li trovo. E poi passiamo, voi che siete rimasti fino a qui, vi adoro, grazie di tutto, anzi grazie pure ai nuovi iscritti che mi date fiducia, nonostante questi video un po' campati in aria così, grazie. Ai miei acquisti. Allora, a bancarella dell'euro, cioè sono uscita col diluvio universale per andare a sta bancarella, perché su Facebook ho visto che c'era la bancarella praticamente, e cioè sono andata a vedere The Boots of Bonner, sono andata a tutti i titoli nuovi a 3 euro, però erano tutti tipo vampiri su Young Adult, tipo stile Twilight, a me non mi piace, e quindi no, sono andata alla bancarella da 1 euro, e lì cosa ho trovato? Allora, innanzitutto il grande libro del pop italiano. Volevo leggere qualche curiosità sugli artisti. L'ho pagato 1 euro, non l'ho pagato così. E ho preso questo per 1 euro, se può fare. Mio fratello è arrivato a pagina 71, poi l'ha abbandonato perché ha detto che, tipo 4 pagine autori, ad artista, è un po' poco per spiegare tutto quanto. Quindi dico, vabbè, lo leggerò anche in un'infarinatura così leggera, però sono curiosa di leggerlo e quindi lo leggeremo. Poi, sempre la bancarella da 1 euro, che io quando l'ho visto non ho potuto, ragazzi, non potrei di no, non la conosco, quindi è una prova, anzi ce n'era pure un terzo dell'autrice, però no, non mi piace la trama, non l'ho presa. È Anne Tyler, dice per 1 euro, buraccia, di via, per puro caso, e praticamente sempre di Anne Tyler, Possessi terreni. Allora, mi piace molto la trama, perché sostanzialmente parla di fughe, sia consapevole che inconsapevole. Quindi, boh, non lo so, mi attizzano molto, tra l'altro mi piacciono pure le edizioni. Questo proprio vintage così con le macchie. Mi piacciono proprio questi libri vecchiotti così. E scritto un po' piccolino, però sono molto 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 curiosa. Vale, Valentina, ciao Ale, che gliel'ho fatti vedere, mi ha detto che è un'autrice che vale, insomma, valida, e quindi li leggeremo. Poi, questi Simo, che ti ho detto che ti ho pensata quando l'ho acquistati, non so perché mi sei, cioè in uno so che mi sei venuto in mente tu, perché forse ti seguite e mi hai fatto venire la cosa, e ho trovato La signora in bianco di Wilkie Collins. Mi pare che l'avevi letto anche te, però vabbè, io cercavo Armandale, dico magari, spero di pronunciarlo bene, insomma, usato, e invece non c'era, ho trovato questo, però 1,50 € veniva 3 euro, vecchissima edizione della Mondadori, però va più che bene, tanto io voglio scoprire l'autore, insomma, ce l'ho un altro da leggere, ho gli occhi. La pietra di Luna, con gli occhi, La pietra di Luna, e ancora non l'ho letto, sarà sicuramente una delle prossime, questo o quell'altro sarà una delle prossime letture, perché voglio vedere quest'autore. E poi, Simo, ti ho pensato anche con questo libro, non so perché mi sei venuto in mente te, però sì, e ho trovato a 6,90 € Vite segrete dei grandi scrittori. Oh, a me mi sono ficata sto libro. Allora, questo è l'autore Robert Schumacher. Questo vale, è venuto l'ictus quando lo pronunci. E praticamente ci sono le cose segrete, tipo papà picchiaduro, Hemingway aggredisce un critico, oppure Lord Byron undò Giovanni o un maniaco, oppure l'autrice di Piccole donne aveva il vizio dell'oppio.
Vedi, Kafka era un nudista. Queste cose qua pure su James Joyce, e Il lato selvaggio di Joyce, e gli stilosi Fitzgerald a quattro zampe. Molto molto curiosa, anche perché dentro, adesso vi faccio vedere qualcuno, magari conosciuto, perché alcuni conosco, alcuni no, ecco, c'è la, vedete, ci sono delle schede così su Oscar Wilde, e poi c'è sta tutto quanto dedicato ad Oscar Wilde. Ecco qua, queste fatte così, ecco, a me mi sa fichissimo, infatti no, veniva 6,90 euro, mi sembrava un po' troppo, però prezzo di copertina è 19,90 ed è della ET, credo, ERT, non lo so, comunque sia, questa casa editrice qua, e non lo conoscevo, ce l'ho in wishlist tipo Favole alla sbarra, quelle cose là, però questo mi è saputo molto intrigante, ecco, tipo su Mark Twain, insomma, un sacco di artisti, di scrittori, scusate. E mi è piaciuto, non lo so, se lo conoscete fatemi sapere com'è, e penso che, ecco, adesso comunque ve l'ho mostrato, magari un autore a sera, perché alcuni non li conosco per niente, magari scopro altri autori che mi potrebbero piacere. Allora, i miei acquisti finiscono qua, un altro 20 minuti, mannaggia, pazza ragazzi, troppo, troppo, un altro 20 minuti di pazzi per l'usato, fatemi sapere se avete letto uno di questi titoli, avete mangiato popcorn, bibite, che ci vuole con me, e niente, io vi ringrazio. A proposito, aggiornamento sulle letture, visto che non lo faccio mai. Volevo leggere questo mese libri di cui ci hanno fatto un film. Volevo, diciamo, seguire questo filone. Ho finito Red della Kirsten Gear. E adesso sto leggendo Uomini e topi di Steinbeck e Monuments Men. Di due autori che non so pronunciare, insomma, questi qua. Niente, quindi ve l'ho detto apposta, cuccetta numero lì, la donna scomparsa che ci hanno fatto il film di Hitchcock. Sicuramente spero, almeno dopo Steinbeck, credo di iniziarlo a leggere. Allora, niente, fatemi sapere se avete letto uno di questi titoli. Qualsiasi cosa, come sempre, che mi fa piacere, ci facciamo due chiacchiere. E vi auguro una buona giornata, un bacione e alla prossima!